essere cristiani e testimoni di Gesù Cristo. Questo è il messaggio che Don Benedetto Fiorentino, parroco della nostra concattedrale, ha trasmesso ai numerosissimi fedeli durante la novena dedicata ai Santi Medici. Sono proprio Cosma e Damiano, infatti, che insegnano a seminare nel dolore e a raccogliere nella gioia. Una gioia che tutti i devoti hanno mostrato domenica 26 settembre durante la processione per le vie della città. Partita da Piazza Costantinopoli intorno alle ore 18:30, si è poi diretta verso via Agostino Gioia, via Giovannello Sasso, via Marconi, piazza Sant'Agostino, via Marziani, per poi giungere in piazza Vittorio Emanuele. Ritiratasi alle ore 21:15 circa, la processione ha sfoggiato le statue restaurate dei Santi Medici, rivestiti con ampi mantelli rossi che nascondono i doni portati ai poveri. In occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici, è stata inoltre avviata una campagna di sensibilizzazione sulla sclerodermia, malattia rara ma non rarissima, poco conosciuta, che predilige soprattutto le donne in età fertile. Colpisce i piccoli vasi arteriosi e organi interni importanti, quali cuore, polmone, esofago, intestino, rene. Può essere una malattia altamente invalidante, che in alcuni casi può portare alla morte. Tuttavia, la progressione può essere arrestata. I Santi Medici, dunque, non solo rafforzano la fede, ma aiutano anche a far fiorire l'informazione. Nella schiera di santi e beati annoverati dalla Chiesa e fatti oggetto di devozione popolare, rifulge l'Arcangelo San Michele, la cui festa liturgica viene celebrata il 29 settembre, insieme a quella degli altri due arcangeli, Gabriele e Raffaele. A conclusione del solenne triduo di preparazione alla festa, si è svolta la processione che tradizionalmente ogni due anni porta il simulacro di San Michele in giro per le vie del quartiere. L'Arcangelo Michele è il capo supremo dell'esercito degli angeli fedeli a Dio. Il suo nome, di origine ebraica, significa «chi è come Dio?». Si tratta evidentemente di una domanda retorica che presuppone come risposta «Nessuno è come Dio». Il suo nome stesso, Michele, è stato dunque il grido di battaglia con cui l'arcangelo ha debellato Lucifero, l'angelo che aveva osato ribellarsi a Dio, cacciandolo dal paradiso e precipitandolo sulla terra. Per tale ragione, nell'iconografia, San Michele viene rappresentato come un angelo guerriero, rivestito di un'armatura dorata, e con la spada in mano, nell'atto di sottomettere, calpestandolo sotto il suo piede, Satana, il maligno, sconfitto nella battaglia. A San Michele i fedeli si affidano per chiedere aiuto nell'eterna lotta contro le forze del male. Il suo nome si invoca per vincere le insidie del maligno che continua nel mondo a spargere malvagità e ribellione contro Dio. Thank you.
pratica del rosario, preghiera diffusa tra i cristiani già nel Medioevo grazie all'operato dei domenicani, fu ufficializzato da Papa Pio V con l'istituzione della festa del rosario, in ricordo della vittoria riportata a Lepanto dalla flotta cristiana contro i turchi il 7 ottobre del 1571. La devozione alla Madonna del Rosario conobbe grande diffusione alla fine dell'Ottocento con la fondazione del santuario di Pompei ad opera di Bartolo Longo, devozione sentita anche a Giovinazzo a partire dal 1896 con la fondazione dell'Arciconfraternita del Santissimo Rosario che ora ha sede nella chiesa collegiata dello Spirito Santo. Qui è custodito il gruppo scultoreo raffigurante la Vergine con il Bambino e i suoi piedi San Domenico e Santa Caterina da Siena, opera di Giuseppe Manzo, portato in processione domenica 3 ottobre lungo le vie della città, con la partecipazione dei membri della confraternita e dei devoti. La statua, portata a spalla dai confratelli, in via Spirito Santo, piazza Costantinopoli e via Gelso, è stata poi posta su di un carro agricolo della famiglia Montaruli in via Madonna degli Angeli. La processione ha poi percorso via Agostino Gioia, via Massimo D'Azeglio, via Marconi, via Balilla, via Marziani, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele, via Marina, piazza Duomo e piazza Benedettine. Durante il breve tragitto che separa la piazza dalla chiesa, il gruppo scultoreo è stato riportato a spalla dai confratelli. A conclusione dei festeggiamenti, il tradizionale spettacolo pirotecnico in località Trincea.